Salve a tutti i Breakers, qui Breaking che vi parla ed eccoci in un nuovo episodio della Broken Survival. Perfetto, giochiamo in mondo selezionato. Avevo un po' cazzeggiato cercando di registrare un altro episodio, solo che mi ero perso ed ero morto, perdendo per lo più 6 zucche che non ritroverò mai più. E ovviamente, quindi adesso dobbiamo tornare indietro a casa. E con solo due carboni, cioè tutto ciò che ho è quello che vedete nelle toolbar, nella toolbar lì sotto. Ci sono solo pecore che non danno cibo, ma cioè io davvero non ci credo. Dove cazzo sta il sole? Allora, io abito ad est. Questo l'ho capito per non perdermi più. Il mio buco di casa è ad est, solo che adesso non posso più correre, quindi o trovo una minchia di mucca o sono fottuto. Solo pecore. Solo pecore! Ma che cazzo? Non è possibile, non è possibile che ci siano solo pecore. Un po' di carbone. Solo che mi serve cibo, non ho cibo. E non sono abbastanza destro per restare a casa mia. Dannato pollo. Schiatta. Ok, per il cibo mi dovrò arrangiare. Che questo mette fame, l'ho scoperto ai miei danni nella mia survival privata, che mangiare il pollo crudo a posto di aumentarti la barra della fame te la diminuisce. Porca troia, eh. Già lagga se tu fai l'impedito. Ho bisogno di punti di riferimento che in questo cazzo di bioma non ci sono. Mi sono perso di nuovo. Mamma mia, sono un coglione. Pecora. Pecora maledetta di merda. Sei una pecora maledetta di merda. Guarda quanto cazzo sei schifosa. Vaffanculo, pecora del cazzo. Solo pecore ho incontrato nell'ultima ora di gioco. Non è possibile. Ma non è che ho incontrato solo pecore. Ho incontrato tantissime pecore. Morirò di fame e almeno troverò casa in questo modo. Anzi, morirò perché mi incurano i mob. Sta già di free facendo sera. No, 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 muoio di fame, muoio di fame. Olè. Allora, quindi, vediamo. L'avrei trovata a casa? La risposta è no, non l'avrei ritrovata perché questo posto non l'ho mai visto. Boh, vabbè. Ok, adesso comincio a morire di fame. Ouch. Ouch. Perché dovrei andare verso di lì? Ouch. Ouch. Nemmeno tanto, ma non so dove cazzo sta la mia casa di merda. Non so dove cazzo sta. Ouch, va, suicidiamoci con un salto epico. Olè. Rinasci. Allora, vediamo. È stato condannato a cadere. Veramente. È fine orrenda. Sicuramente questa non sarà l'unica serie survival che farò. Diciamo che questa è una serie survival che faccio i primi tempi, giusto per imparare a giocare. Allora, non sta ad est la mia casa. Questo è poco ma sicuro. Non è ad est la mia casa. Al massimo è ad ovest, ma non è ad est.
Pistole, non so nemmeno dove cazzo stia. Ok, allora la mia casa sta ad ovest. A parte che è fottutamente mimetica. Cioè, il non ritrovarla a 3 blocchi di distanza non è un problema. Mi è venuta un'idea per non perdermi più perché mi sto davvero perdendo spessissimo. Ho già perso delle zucche che non troverò mai più in off camera, però morire di continuo in questo survival proprio non mi sta bene. Porca puttana, muoviti! Che cazzo? C'è l'artrosi. Allora, questa era la mia vecchia casa. No, aspetta. Dannata casa mimetica che mi sono fatto. Una casa di merda. Me la cambierò per il prossimo episodio. Oh. Allora, ci risiamo, sempre le solite. Fa così. Ti fai questo solo per prenderlo di pietra. Allora, fai così, te lo prendi di pietra, dovresti cercare del carbone senza perderti. Allora, se la mia casa sta ad ovest, e sta ad ovest però, di quale punto? E ad ovest di quella montagna lì, di una montagna di ghiaia. Quindi non devo assolutamente allontanarmi dalla montagna di ghiaia. Non posso allontanarmi dalla montagna di ghiaia. E va bene, devo prendere del carbone. E va bene, andiamo a cercare il carbone. Lì c'è del carbone. Ho sentito un rumore strano, come di caverna proprio sotto di me, ma va bene. A parte che sto giocando col cuffio e voi non state sentendo il gioco, mi pare. Però, vi assicuro che non c'è molto da sentire. Allora, ho trovato un po' di carbone. E non mi sono allontanato, per fortuna. Adesso devo cercare un po' di cibo. E poi devo cercare un po' di ferro. E poi devo cercare un po' di zucche. E poi so io che cosa farci con quelle zucche. So che le zucche si prendono. O a culo sfondato che le trovi per terra, come ho fatto prima, ma le ho perse tutte quante, ne ho perse 6. O devi cercare i semi di zucca che gli danno solo nelle caverne e nelle dungeon. Quindi, allora, cerchiamo la montagna. Quella è la montagna di ghiaia? No, questa è la montagna di ghiaia. Questa è la montagna di ghiaia, quindi devo andare ad ovest da qui. Vediamo, qual è l'ovest? Quello non è. Sole, dove sei? Sole, mi servi! Dove cazzo stai andando, sole? Sto andando nella direzione opposta a questa. In altre parole, la mia casa è in quella direzione. In quegli alberi. Va bene. Devo prendere altra legna. Riniziando tutto da capo. Ma che cazzo di schifo. Non mi perdonerò mai aver perso delle zucche così. Tanto questa serie quanto sarà la Broken Survival sarà una decina di episodi per imparare a giocare. E poi mi faccio una survival seria. Questa non è seria.
Rivelazioni scioccanti. Cioè, ma se stai sotto un albero può diventare notte. Ma che... Guardate la differenza di luminosità. Ma porca miseria, nemmeno in caverna ci vedo così poco. A parte che lì ci sono i cavalli. Ci stanno due cavalli che stanno lì a... a spipparsi dalla mattina alla sera. E lì c'erano anche le zucche, solo che le ho prese tutte. E poi mi sono perso. Che poi mi sono perso cercando casa proprio dalla montagna di ghiaia. Cioè, sono proprio stupido. Allora, 10 di legna mi basta. Non so nemmeno perché me lo sono preso in realtà. Perfetto. Ah, mi serve del cibo. Mi serve del cibo. Aspettate. Lì, già se ci sono cavalli significa che non ci sono solo pecore. Quindi andiamo in questa direzione per il cibo. Ciao, cavallo. Ci sta un cavallo completamente nero e un cavallo a pua. Quello è il cavallo. No, no. Ah, adesso quello a pua ne è comparso un altro. Si è sdoppiato. E poi c'è quello completamente nero. Che è fighissimo. Solo devo cercare il cazzo di cibo. Ma io non lo trovo il cazzo di cibo. Non mi spawnano animali. Come cazzo è possibile che non mi spawnino animali? Guardate. Non mi è spawnato nemmeno un cazzo di animale. Nemmeno uno. Solo quei tre cavalli che stanno lì. Ma da giorni che stanno lì. Cioè, perché sono spawnati prima e non sono despawnati. Per quello ci stanno. Se no qui ci sarebbero capre al loro posto. Cazzo di pecore di merda. E sto morendo di fame e ho assolutamente bisogno della carne di un qualunque animale. Il cavallo non dà carne, la pecora non dà carne, e di certo non mi mangerò il braccio. Scaliamo sempre questa minchia di montagna, magari senza che ti blocchi. Senza che ti blocchi nei blocchi. Allora, c'è qualcosa? C'è un pollo. Un pollo. 4, 5. Oh mio Dio. Ne devo approfittare. Ne devo approfittare perché non mi spawneranno mai più così tanti animali diversi da pecore in tutta la Broken Survival. Saranno 10 episodi. Questo è il secondo ed è tutt'altro che perfetto. Schiattate. Polli, schiattate, siete la mia unica fonte di cibo, polli. Comprendetemi, perdonatemi, polli. Che cazzo? Pollo, porca puttana. Tu invece non è che mi devi perdonare, tu devi capire cosa hai fatto di male per meritarti ciò. Uccido l'ultimo pollo e me ne vado a casa a cuocere la loro carne prima che schiatto di fame. Appicconate, vi prendo, bastardi. Allora, qual è la montagna di ghiaia? No? Sì. Quella è ovest, quindi sta qui la mia casa. Mamma mia! Ho imparato ad orientarmi. Finalmente. O almeno, sì, quell'erba la riconosco. Sta qui la mia casa, nascostissima. Che se io ci passo, inconsapevole che mi trovo ad ovest della montagna di ghiaia, non la vedo la mia casa. Mi pugo dentro la mia casa e... Ah! Pollo, cazzo, pollo. Metti a cuocere quel cazzo di pollo. Datemi altri polli. Altri polli, niente. Oh, carne. Oh, sì. Ok, e dopo questo ritrovamento incredibile e un ristabilimento dell'equilibrio universale della Broken Survival. Vi posso salutare anche perché tipo mi sto uccidendo con Minecraft. Ciao ciao!